Sei titolare di un fondo pensione? Hai mai sentito parlare di riscatto del fondo pensione? Sai in quali situazioni si può verificare? Te lo spiego in questo video. Ciao, sono Simone, dal 2011 affianco persone, manager, professionisti e imprenditori come te che desiderano essere accompagnati nell'ottenimento di obiettivi di ricchezza, benessere, stabilità economica, personale e aziendale. Posso essere fisicamente con te o tramite video call, anche offrendoti dei percorsi di educazione finanziaria. Se stai vedendo questo video è perché vuoi sapere in quali momenti puoi direttamente o i tuoi eredi possono indirettamente godere di tale situazione, ossia quando puoi riscattare tutta la tua posizione maturata presso il fondo pensione e quale trattamento fiscale si applica. Ma innanzitutto, cosa si intende per riscatto della posizione? Per riscatto della posizione intendiamo il diritto da parte del titolare del fondo pensione o dei suoi eredi di ritornare in possesso della totalità della posizione maturata prima che ricorrano i requisiti della pensione complementare. E quindi tu, titolare di un fondo di previdenza, aperto o chiuso, assicurativo o non, frutto di adesioni collettive o non, quando puoi usufruire di tale agevolazione? 1. Immagina di aver aderito ad un fondo pensione. Attualmente sei inoccupato, quindi non lavori più, pur cercando lavoro, da più di 48 mesi. In questo caso puoi riscattare totalmente la tua posizione maturata. 2. Se purtroppo sei soggetto ad invalidità permanente che comporta la riduzione della tua capacità di lavoro a più del 66%, hai diritto al riscatto totale della tua posizione. 3. La perdita dei requisiti per poter aderire ad un fondo pensione. Anche in questo caso, se prima l'agevolazione prevedeva che io potessi riscattare l'intera posizione se aderivo unicamente a fondi pensione collettivi, ora vale anche per la perdita dei requisiti nelle adesioni individuali, consentendoti quindi il riscatto totale. Tipo, cambio lavoro e il fondo pensione non è più il fondo di categoria dei metalmeccanici, ma un altro fondo di categoria. In questo caso, perdendo i requisiti per la partecipazione a quella tipologia di fondo di categoria, ho diritto al riscatto totale della mia posizione. 4. In maniera indiretta il decesso dell'aderente consente che l'intero capitale maturato sia riscattato o dagli eredi o dai beneficiari designati. In mancanza di eredi legittimi designati, la posizione del defunto resta acquisita al patrimonio del fondo, nel caso di adesioni collettivi, oppure, nel caso di adesioni individuali, viene devoluta a fini sociali. Riscatti parziali al 50% possono essere richiesti invece in tali situazioni. 1. Cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 48 mesi. 2. Ricorso del datore di lavoro a procedura di mobilità, ossia cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria. Inoltre sono previste cause diverse da statuti e regolamenti dei vari fondi pensioni, quindi verifica e leggi bene i documenti per vedere tali cause. Ma qual è la tassazione sui riscatti? La tassazione è la solita, di favore dei fondi pensione. Aliquota del 15% che viene ridotta di una quota pari allo 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, fino quindi ad arrivare ad un'aliquota del 9% a partire dal 35° anno. Unica eccezione rappresentata da cause diverse stabilite dagli statuti, sul cui invece si applica un'aliquota sostitutiva del 23%. Queste, in sintesi, sono, in modo molto semplice, le principali fattispecie che riguardano i riscatti dei fondi pensione. Se ti è piaciuto questo video, mettimi un like e iscriviti al canale per saperne di più in merito alla tassazione, alle possibilità di riscatto dei fondi pensione. Ti invito a contattarmi, trovi tutti i riferimenti qui sotto. Ciao, al prossimo video!